Ciao belli e bentornati in un nuovo video del Punto DG. Cangiala. Ciao belli e bentornati sul Punto DG, io sono il vostro Matt Bassman e oggi ti suggeriamo una 3080. Allora, ciao belli. Questo intro particolare è per farvi capire che finalmente oggi, grazie alla compagnia del nostro Bassman e del nostro Ciro, che non vuole farsi vedere in video ma c'è, andremo a montare finalmente il dissipatore per scheda video e io AlphaGo Ice Wolf 2 sulla mia RTX 3080 Vision OC di Gigabyte. Voi vi chiederete perché c'è Bassman? Guardate che mani, voglio dire. Quella è una 3080 di misura normale, Bassman praticamente la impugna come se fosse un ghiacciolo. Quindi mi sa proprio che ne vedremo delle belle. Maestro, siamo pronti? Prontissimo. Va benissimo. Allora, come prima cosa dobbiamo togliere il backplate e utilizziamo il kit iFixit con un numero spropositato di viti, penso nessuno mai le userà tutte quante. Ernesto sta procedendo appunto a togliere il backplate e a riporre le viti in un contenitore che, aspetta, lo metto proprio qui, che sicuramente non me le farà perdere perché è molto molto importante questa cosa. La punta è una classica, praticamente con questo tipo di punta potete comporre e scomporre un intero PC a livello molecolare, quindi iFixit GG per la rotazione di viti. Dato che noi riusciamo a capire bene come disassemblare la 3080, mo cerchiamo, la distruggiamo. Un pazziano. Cominciamo a togliere un pochettino le ventole, magari si rivela qualche vite che mantiene tutto quanto il corpo lamellare, perché ci sono tre viti al quale è possibile accedere soltanto dalla parte interna della scheda video, da quello che riusciamo a vedere. Male che vada, troviamo qualche tutorial su YouTube così che riusciamo a capirci qualcosina in più. Non è utile questa strategia. Allora, perché togliendo la ventola da qua non si accede a nulla. Non si accede a nulla, cioè il corpo lamellare è basso. Innanzitutto vedi che ci sta da quel lato da te, ci sta questa vite che dovrebbe mantenere un pezzo di metallo. Ok, dopo aver tolto le prime viti, quelle sul retro, ci siamo resi conto che c'è una vite portante che tiene il corpo lamellare o comunque una parte metallica sui condensatori. Ma stiamo ovviamente guardando YouTube per capire se c'è qualche tutorial che ci possa aiutare. Bene! Allora, c'è una sola vite portante. Aspetta, c'è il connettore delle LED RGB. Allora, attenzione quando fate questo procedimento, perché lo sappiamo, tutte le schede che hanno dei LED RGB sul corpo hanno un connettore in questa posizione che deve essere staccato. Mamma mia, questo è il PCB di una 3080. Bellissimo. Ma perché ce ne ha due? Ne ha tre. Tre. Perché secondo me uno è per il LED che si trova qua su questo lato della scheda. L'altro dovrebbe essere per alimentare le ventole, per forza. Guarda, appoggia qua. Andiamo, grazie. Fammi vedere questo. Però rischiamo così. Capito? Stacco tutto. Perché manca, io l'ho visto subito. Che lo sai che hanno fatto? Hanno messo a baciata. Hanno messo a baciata. La devo girare. Un po' di luce, scusami. Stiamo avendo problemi a staccare i due connettori che danno velocità alle ventole, servono a regolare la velocità delle ventole. Ecco perché sui software di diagnostica esce ventola 1 e ventola 2, perché appunto sono solamente tre ventole attaccate con due contatti diversi. Ma dato che sono attaccate i pin, dato che il connettore a 4 pin è attaccato così vicino l'uno all'altro, abbiamo problemi nel riuscire a capire come si devono staccare. Allora, per farvi capire lo stato poi della scheda video, non è malaccio da questo lato, a parte il fatto che un pad termico è decisamente spaccato. Non so se riesco a farvelo vedere bene, se riesco a mettere a fuoco come si deve, ma si vede che comunque è decisamente spaccato. Invece la GPU ha un po' di residuo liquido di pasta termica,
Lo faccio vedere bene così, perfetto. E sui condensatori ci sono residui oleosi dei pad termici. Sinceramente pensavo che il tutto sarebbe stato in uno stato molto molto peggiore di questo, però non male. Allora, dopo un quarto d'ora abbiamo capito che per togliere i connettori delle ventole non ci voleva nessun giochetto particolare, ci voleva soltanto forza bruta. Ed è una cosa alla quale, se voi volete aprire la vostra 3080, dovreste fare attenzione, perché rischiate davvero di andare a tirare tutta la base d'ancoraggio del connettore a 4 pin. Quindi, questo qui infatti si stava staccando. Bravissimo. Quindi con una mano, Ernè, indicalo un attimo, tenete fermo questo qua e con l'altra mano fate leva tramite i cavi e non abbiate paura di rompere, perché non si rompe davvero nulla. Possiamo procedere alla pulizia quindi della scheda video. Allora, ecco qua il PCB della 3080. Molto standard, e questa cosa vi fa capire quanto i dissipatori siano grandi in confronto al PCB stesso. Da una prima occhiata riusciamo a vedere come ci sia del residuo oleoso sulle memorie video, ma sappiamo che le GDDR6 X sono molto calde, quindi i pad termici devono essere decisamente buoni, sperando che questi di AlphaCool siano adeguati a raffreddare le memorie. E adesso procediamo alla pulizia della GPU. Io uso del semplice alcol rosa, quello classico da cucina, ma alla fine non vado a danneggiare nulla. L'alcol isopropilico dovrebbe essere la scelta migliore da utilizzare in questi casi. Allora, questo qua è il PCB pulito. C'è un po', mamma mia, come è lucido, assurdo. C'è un po' di residuo di pasta termica intorno, vedete, l'IHS della GPU. Però fondamentalmente non dovrebbe andare a infierire sulle temperature, diciamo, e tutta quanta qui intorno. Ma sappiamo che purtroppo la pasta termica messa sulla 3080 di base non è proprio delle migliori e non è mai stata cambiata prima, quindi più di questo purtroppo non possiamo fare senza attrezzi di precisione. Questo qua è il retro. Vediamo che ci sono 6 condensatori POSCAPS e uno ceramico. Però la scheda video comunque mantiene bene anche ad alte frequenze. Ricordo di averla overclockata fino a 2070 MHz senza avere grossi problemi di stabilità. E sinceramente parlando è veramente, veramente bella da vedere. Allora, dobbiamo mettere i pad termici sulle memorie. Già l'ho sistemato. Vedi lo schema qui, questo è il primo schema. Ok. Già sono sistemate le prime 2D. Allora, questo, praticamente questo pad questo cicciotto. Qua cicciotto sono i due lati. Allora, AlphaCool ci dà dei pad termici, c'è scritto lo spessore pure? Sì, allora, un millimetro mi sembra. Un millimetro, due millimetri, tre millimetri. Allora, questo qua è lo spessore di un millimetro che deve essere messo sulle memorie RAM, quindi adesso andiamo a posizionarlo. Abbiamo messo tutti quanti i pad termici sulle fasi di alimentazione, sui condensatori, sulle memorie RAM e adesso passiamo a impastare la GPU qua. Però devo andare a prendere la pasta termica che fa in macchina. Procediamo a paddare la parte esterna del PCB. Ci sono pad di varie misure, 2 mm e 3 mm. Sinceramente parlando, prima non era dissipata la parte esterna. Io adesso vorrei andare a mettere, anche sotto suggerimento del nostro Bassman, o come dice pure il libretto di istruzioni, ma io dico sempre per suggerimento di Bassman, i pad di misura di spessore di 3 mm. Così almeno vediamo un attimo di avere una buona dissipazione, un buono scambio termico più che altro tra le varie parti del PCB. Adesso però vi diciamo un segreto, non serve spendere
260 euro per dissipare meglio la vostra 3080 o la vostra 3090, basta una spesa di 10 euro per i pad termici di varia misura e già guadagnate un bel po' di gradi, circa 20 gradi, sulle memorie GDDR 6X. Le persone normali hanno normali tubetti di pasta termica, ma noi abbiamo questo qua, bello grosso, che in mano a me è bello grosso, ma in mano a Bassman è praticamente un Chupa Chups. Quando ci mettiamo, maestro, un chicco di riso? Un chicco di riso alla Bassman. Il riso Bassmanati. Stretto le quattro viti, quindi 1, 2, 3 e 4, che tengono il dissipatore, cioè che tengono il water block, e il water block mi sembra già abbastanza fissato. Ah, poi abbiamo messo la Thermal Grizzly come pasta termica, sebbene Alphacool abbia dato questo tubetto di Alphacool Sub Zero, che sinceramente non ho mai utilizzato, però magari era curiosa da... Lo proveremo su qualche processore. Magari. Allora, dopo circa un'ora e mezzo di assemblaggio, siamo riusciti a montare finalmente il water block sulla RTX 3080. Da vedere, è uno spettacolo, davvero 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 bella. Nei prossimi giorni vedremo anche le prestazioni che ha questo upgrade. L'unica cosa che non ci piace, come Ernesto ci ha detto già 7-8 volte, è il fatto che qui ci si veda letteralmente a vista made in China, ma ok, nessun prodotto è perfetto. Hanno lasciato lo spazio apposta per far leggere quella scritta. E una cosa che forse dipende è di design, perché adesso i cavi dell'alimentazione sono totalmente scoperti, perché appunto il PCB è più corto del vecchio dissipatore. I cavi dell'alimentazione sono scoperti. Ciò significa che al posto di essere messi così, poi sulla scheda video, possono essere messi pure così. Abbiamo provato a togliere questi, praticamente, che sono gli adattatori per i 2-8 pin PCI Express. Però sono piccoli, quindi non si possono attaccare i cavi dell'alimentatore direttamente qui. Servirebbero magari degli adattatori colorati, delle cosine così sfiziose. Nei prossimi giorni comunque il radiatore non è stato montato perché non sono a casa mia, ma monteremo le ventole di Corsair, le LL120, se le temperature non dovessero essere comunque accettabili, proverò a montare anche quelle di Alphacool. Ringrazio il signor Bassman per averci dato una mano, e Ciro, ciao Ciro, che adesso sta riattaccando le ventole sul vecchio dissipatore, e nulla. Ci vediamo un prossimo video, sempre qui sul punto di G, sempre qui col vostro G, purtroppo senza il signor Bassman e senza il signor Ciro. Ma va bene. Alla prossima. Ciao ciao.